Grazie Presidente. Ho scritto il mio intervento perché ho molto da dire e non voglio andare oltre il tempo concessomi. In passato, per il contenimento dell'azzardo, il monopolio pubblico era considerato un disvalore, cosa non buona. Dagli anni 90 ai primi anni del 2000 assistiamo a una potente inversione di tendenza. Il gioco d'azzardo viene utilizzato per fare cassa, una leva per la politica fiscale italiana. All'inizio avevamo quattro casinò dislocati ai confini nazionali, lotterie annuali, la schedina, il gioco del lotto. Il tutto il resto era illegale. Nel 92, sotto la pressione della forte crisi economica, si liberalizza il gioco e ne vengono introdotti di ogni tipo: scommesse su estrazione di numeri, anche istantanee, scommesse sportive e non, gratta e vinci di tutti i tipi, apparecchi videopoker, AVP, VLT, gioco online e chi più ne ha più ne metta. Nel 2002 abbiamo assistito alla creazione dell'AMS, Monopoli di Stato, e quindi alla creazione di un valore con uno strano modello che sembra quasi un business. Più una politica di tipo aziendale, quindi, che una politica di tipo pubblico. Questa è una semplice cronostoria che fa capire come, solo nell'ambito del gioco d'azzardo, i governi negli anni hanno permesso che il gioco proliferasse senza limiti, chiamandolo poi lecito. Ma lecito non significa per forza buono, significa legalizzato. Questi sono i dati di fatto. Appurato che lo Stato ha dato ormai il via libera, incontrollato, alla creazione di nuovi giochi, all'apertura di nuovi luoghi del gioco, all'installazione di apparecchi da gioco, all'interno di esercizi commerciali che svolgono tutt'altra attività prevalente, ci chiediamo cosa possa fare un comune che si muove entro i limiti della legge nazionale e regionale, talvolta anche lacunosa e inefficace. I comuni possono fare qualcosa, introdurre regole per far sì che i propri cittadini possano in qualche modo allontanarsi e disintossicarsi dall'azzardo, senza però mai disturbare la grande macchina industriale del gioco. È difficile, ma in Italia molti comuni lo stanno facendo, spesso anche con successo. Cosa ha fatto invece lo Stato quale garante per arginare il fenomeno? Per anni ha visto i propri introiti crescere, per poi approvare testi legislativi tesi ad evitare, almeno su carta, che i cittadini si ammalassero di GAP, gioco d'azzardo patologico, ossia di quel disturbo del controllo degli impulsi del comportamento causato da gioco, che porta una persona a non saper più riprendere il controllo della propria vita, distogliendola dal mondo reale e dalle sue priorità. Ed infatti, nel 2000, nel 2002, nel 2011, lo Stato che fa? Amplia l'offerta di gioco, togliendo di mezzo i videopoker e introducendo le AVP. Nel 2005 introduce le VLT, Video Lottery Terminal, le macchine potenzialmente più pericolose, perché rispetto alle AVP, dove si inserisce solo la moneta metallica, in questo caso possiamo inserire direttamente banconote. Apparecchi esteriormente simili alle AVP, ma con tecnologie più avanzate, offerta multipla di gioco e vincite più elevate. Chiediamoci se le vincite più elevate sono state predisposte per fare un favore al giocatore o per attirarlo di più al gioco. Poi arriva il decreto Abruzzo, il 39/2009, decreto intitolato Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Che purtroppo ricordiamo tutti. All'articolo 12 il decreto dice: al fine di assicurare maggiori entrate per la ricostruzione, presumiamo, non inferiori a 500 milioni di euro annui, il Ministero dell'Economia e delle Finanze può indire nuove lotterie di estrazione istantanea, può adottare ulteriori modalità di gioco del lotto, inclusa la possibilità di estrazioni giornaliere, e consentire l'apertura delle tabaccherie per giocare anche nei giorni festivi. E dopo aver fatto cassa, l'Aquila non sembra ricostruita. Senza considerare che si è tentato di effettuare la stessa manovra per il terremoto di Amatrice, ma per fortuna poi la cosa non è andata in porto. Il fine è sicuramente nobile, è lo strumento che è ignobile. Certo, perché i soldi che servivano alla ricostruzione non si potevano trovare altrove, non si poteva neanche chiedere agli italiani di sostenere un'imposizione fiscale che già è quasi al 70%. Quindi magari far crescere la quantità dei giochi senza chiedere nulla a nessuno sarebbe andato bene a tutti, pure a quelli che si sono ammalati di GAP, si sono indebitati e poi hanno perso tutto. Consideriamo che 800.000 persone per il gioco in Italia accedono al mercato dell'usura. Che governi abbiamo avuto? Governi che,
constatato che i comuni hanno deciso di fare da soli su questo tema e che talvolta resistono anche bene in giudizio, allora indicano conferenze unificate proponendo bozze di accordo che sono acqua fresca, almeno per il nostro comune, eppure limitative dei poteri degli enti locali. Ad esempio, il governo nelle premesse dell'accordo in conferenza unificata dice esplicitamente che nel passato si è accettata la diffusione del gioco legale delle slot, moltiplicando l'offerta con totale assenza di un quadro regolatorio nazionale che fosse restrittivo. Quindi lo ammettiamo. E che se il settore da un lato ha dato allo Stato introiti per 10,5 miliardi nel 2016, dall'altro ha misurato conseguenze sociali gravi che non possono più essere trascurate. Tutto ciò è giusto, ma poi in conferenza unificata esce fuori un testo che si propone di fare una serie di azioni che risolvono appena il problema. La riduzione del 30% delle AVP, le meno pericolose. La riduzione degli spazi pubblicitari, anziché la totale eliminazione come fatto per il fumo. L'identificazione di soli 3 luoghi sensibili, a fronte di quelli più numerosi identificati dai comuni e già indicati dalle stesse leggi regionali. Una distanza di questi luoghi ai punti di gioco di soli 150 metri, praticamente dietro l'angolo. E nel frattempo si menziona, udito udite, l'introduzione di nuovi apparecchi AVPR, una sorta di AVP 2.0. Che facciamo? Togliamo il 30% delle AVP e inseriamo le AVPR? E che cosa cambia? Mentre siamo assolutamente favorevoli al dimezzamento dei punti di raccolta di gioco e di scommesse. Occhio! Occhio, che la lusinga degli introiti a discapito della salute dei cittadini è comunque un danno, sia a livello etico che a livello sanitario, perché poi chi si ammala di GAP deve essere curato con i soldi pubblici e i numeri crescono di anno in anno. Se oggi i comuni riescono ad essere in qualche modo vincenti nella regolamentazione del gioco è perché la magistratura gli ha dato una mano, quando invece la mano avrebbe dovuto averla dalle istituzioni superiori. Ma oltre ai TAR espressisi in favore dei sindaci, la decisione più importante arriva dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa, che all'esito di ricorso proposto dai concessionari lo rigetta e cita una sentenza della Corte Costituzionale rilevando che nel contemperamento degli interessi in gioco è prevalente quello alla tutela della salute pubblica. Se pensiamo che questa non sia una patologia grave o che non sia affatto una patologia, ricordiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il GAP come vera e propria dipendenza, assimilata alla tossicodipendenza, e che in Italia nel gennaio 2017 sono stati aggiornati i livelli essenziali di assistenza, includendovi anche i trattamenti per l'azzardopatia. Lo stesso decreto Balduzzi ha inserito il GAP tra le sofferenze psichiche da dipendenza per condotte nocive, nocive. Ci si può ammalare a causa del gioco, è ufficiale. Se pensiamo che il gioco d'azzardo sia riservato a chi i soldi li ha, ci sbagliamo, perché puntare denaro è diventato un comportamento di massa, soprattutto per chi ha redditi medio-bassi, diventati ormai la fascia più colpita dal fenomeno. È stata proprio la possibilità di giocare puntando somme modeste a non suscitare nei giocatori un senso di colpa per le conseguenze dell'eventuale perdita. Anche questo attrae spesso al gioco, portando poi all'aumento della frequenza, alla ricerca di soddisfazione della vincita. Il gioco avviene in tempi più veloci e la vincita di denaro è l'unico motivo che spinge il giocatore a giocare. Problemi sociali, familiari, lavorativi, economici, assenteismo dal lavoro, indebitamento ed insolvenze sono tutti comportamenti che di solito si verificano nel giocatore compulsivo, oltre ai casi di abbandono di minore, vedesi il padre che lascia il bambino di notte in macchina per andare a giocare. Il settore delle scommesse e dell'azzardo in Italia è la terza industria dopo i petroli. L'Italia è il primato in Europa e il terzo posto nel mondo. I cittadini che aumentano la spesa per le scommesse spendono meno nel circuito virtuoso dell'economia reale per beni e servizi, che è il vero volano dell'economia. I locali che abbandonano i nostri commercianti, ormai condannati dalla crisi economica e dalla tassazione attuale, diventano tra i tanti anche sale slot. Esempio, via Tiburtina, via Tuscolana, via Prenestina, dove in pochi anni sono state aperte più di 40 sale slot. E poi quando ci viene detto che legalizzare il gioco significa eliminare quello illegale, chi si documenta o lavora nel settore dovrebbe ben sapere che con la legalizzazione il gioco che prima era illegale è diventato più forte, perché si è introdotto nel gioco legale, perché gli strumenti utilizzabili per certe pratiche oggi sono legali. Per non parlare di un altro strumento terribile che è il gioco online, si gioca da casa,
con eventuali vincite che tra l'altro transitano per zone franche fiscali che non sottostanno neanche alla tassazione nazionale. Inoltre siamo bombardati dalla pubblicità sul gioco d'azzardo, vanno vietate sempre, come fatto per il fumo. Non dalle 7 alle 22 sui canali generalisti, su internet pieno di banner, di spot sul gioco d'azzardo. Tra l'altro sono stati ingaggiati anche dei VIP per pubblicizzarle meglio. L'abbiamo fatto per il fumo, facciamolo anche per il gioco. Alla fine, perché dare la colpa agli altri quando ci hanno chiaramente avvertiti con lo slogan «Il gioco può causare dipendenza patologica, gioca responsabilmente». La risposta più giusta è quella che ha dato un bravissimo comico italiano che dice «Gioca responsabilmente è come dire, annega con cautela, sparati con prudenza, buttati dalla finestra ma copriti che fa freddo». Sono mesi che prepariamo il nostro testo e nel frattempo ci siamo informati sul GAP e pare che le espressioni utilizzate dalle persone vittime di GAP possano far capire quali siano i veri sentimenti che accompagnano l'impulso a giocare. «Gioco e desidero sempre andare in progressione». È un modo per svoltare, cerco un successo trovando scorciatoie, per il gioco ho contratto molti debiti e gioco per riuscire a pagarli, ho pensato anche al suicidio, tento la fortuna visto che non si lavora e infine a qualcuno forse interessa che la cosa vada in questo modo. Lo Stato deve rimettere mano alle regole, alle concessionarie, ad ogni singolo passaggio del gioco. Basterebbe anche solo ricominciare a valorizzare i propri cittadini, a partire dai giovani, dal loro talento, dall'impegno, dal sacrificio, che qui da noi non sono riconosciuti e premiati. E quindi è meglio giocare per svoltare che investire su noi stessi. Alla luce di tutto questo, il Movimento 5 Stelle presenta oggi in aula una proposta di regolamento da tempo annunciata. Una regolamentazione che strizza l'occhio, per così dire, alla salute e al benessere sociale dei propri cittadini. Non è un regolamento che vuole essere punitivo dei locali da gioco, ma è altresì preoccupante l'effetto patologico che questi apparecchi creano sulle persone più vulnerabili e questo non possiamo più ignorarlo. Roma Capitale è tanto grande, ma tanto piccola in confronto a regioni e Stato. Ma tenteremo di evitare, per quanto di nostra competenza, che le persone si smarriscano nel gioco, mettendolo prima delle relazioni sociali e familiari, e che venga alimentata oltremodo un'economia che è sfuggita di mano e che, alla luce di quanto non fatto, possiamo definire da criminali in tutti i sensi. Grazie.